Questa nuova edizione di Milano Moda Donna è molto particolare. È molto particolare perché è cambiato il clima che c'è intorno a questa settimana, con un consenso, un'attenzione anche da parte degli attori internazionali che non è mai stata così forte. E credo che noi ci stiamo meritando questa attenzione, perché per esempio i giovani, che sono a nostro giudizio il futuro della moda italiana, sono stati ben collocati all'interno del calendario dei grandi, quindi con la possibilità di una grande visibilità da parte di buyer e stampa. Secondo, questi giovani si rappresentano in location splendide. È la prima volta che, per esempio, sfilano a Palazzo Reale nella Sala delle Cariatidi e sfilano qua sopra, esattamente nel Palazzo della Ragione, che è un'altra location splendida. In più c'è Palazzo Clerici, tutto di fronte al nostro hub dei giureconsulti. Non voglio fare nomi, dico solo, i nostri giovani sono tutti promettenti. Noi quest'anno chiudiamo con un fatturato che è in leggero calo del 2,5%, dovuto a un andamento sempre positivo delle esportazioni, ma ad una debolezza del mercato interno. Lo scenario che io vedo per il 2014 è che continuano ad andare bene le esportazioni, ma per la prima volta dopo diversi anni comincia a sentirsi anche il mercato interno. Cioè, parlo del mercato domestico italiano, che dovrebbe dare qualche segno di ripresa. L'effetto combinato di queste due situazioni ci fa pensare di poter chiudere il 2014 con un fatturato che aumenta del più 3,5%. Allora, noi abbiamo firmato due accordi, uno il 27 marzo del 2011 con la China Fashion Association e l'altro con la China Garment National Association il 26 ottobre dello stesso anno, 2011. Questi due accordi prevedono una serie di attività. Per il futuro noi immaginiamo ancora di avere uno scambio di stilisti, giovani stilisti, che possano rappresentare la creatività cinese qui a Milano, Milano Moda Uomo, Milano Moda Donna. In generale io credo che il mondo sia 50% da vendere e 50% da comprare, quindi ci sono le libere leggi del mercato. Quello che posso dire però è che se qualcuno vuol comprare dei marchi italiani dovrebbe fare come fanno i francesi, che poi rispettano il Made in Italy, perché se si prende un brand che è diventato famoso per il Made in Italy e poi lo si porta integralmente in Cina, a mio giudizio perde metà del valore. Può aver senso fare una collaborazione con un brand italiano, mantenere qua in Italia la prima linea, mantenere in Italia tutto ciò che è il progetto creativo, il marketing, eccetera, e magari produrre le seconde linee in Cina. Questo io lo vedo come possibile. Ci sono senz'altro delle aziende che sono interessate anche a stipulare delle alleanze. Quello che è fondamentale però capire se l'investitore cinese è anche disponibile a fare un investimento di minoranza, cioè entrare in un'azienda italiana con una partecipazione di minoranza, destinando quelle risorse per esempio per sviluppare la rete retail, per sviluppare negozi in Cina, quindi la distribuzione.